Io mi accontenterei, guardate, chiudo su questo, che sono le proposte semplici. Cosa chiederei a questo governo, per esempio? Di creare le condizioni perché tra chi deve pagare e chi deve fare una certa cosa si crea una sorta di accordo. Come funziona in America? Tant'è che tu in America, come dire, mandi tutto nella tua dichiarazione dei redditi, no? Perché tutto quello che hai è tutta una roba che poi detrae. Ma perché? Perché, per esempio, e questo è quello che chiederei al mio governo, una regola semplice. Tutte le spese di manutenzione della prima casa sono deducibili dalle tasse. Questo significa che se mi perde il rubinetto, sono io per prima che chiedo la fattura per la riparazione del rubinetto, perché serve a me per metterla nella dichiarazione dei redditi, cioè l'accordo, no? Il fatto, perché sennò, guardate, è culturale, prima ancora che quasi necessario, secondo alcuni, io ovviamente non sono d'accordo. La solita domanda, no? 100 o 122 o 121 adesso? Perché fa parte anche del modo con cui noi affrontiamo la questione del tasso, del pagamento, della... Quindi, cosa chiedo a questo governo? Di accettare la sfida culturale che ci pone questa crisi. E poiché io penso che Matteo Renzi sia l'unica persona che in questo momento riesca a fare molte delle cose che ho detto, ma non perché lo sto incensando, perché penso che sia stato scelto dal Signore o chissà cosa, no, penso sia semplicemente una persona che ha amministrato, una persona molto determinata, aggiungo, ambiziosa, perché se io trovo uno in politica che mi dice, come a volte capita, che non è ambizioso, io mi preoccupo. Perché in politica bisogna essere ambiziosi, cioè bisogna avere l'ambizione di raggiungere quegli obiettivi, perché se raggiungi quegli obiettivi stanno meglio gli altri, non tutti. Allora io credo che sia anche, come dire, giusto avere questi obiettivi, questa determinazione, questo coraggio. E poi guardate, è una roba straordinaria. Come dicevo prima, abbiamo l'occasione non solo di partecipare ma di vincere. Io aprirei una riflessione. Cioè, direi che forse è arrivato il momento, insomma, no? Di vincere, magari di governare da soli, magari di fare anche, insomma, qualche cosa di sinistra, così, ma le robe magari un po' che capita ogni tanto. Allora, pensate che sa anche comunicare, cioè si fa capire. Ora, noi quando perdiamo, tante volte, non so se voi capite, ma a me tantissime, il problema sapete qual è? Gli elettori non ci hanno capito. Gli elettori non ci hanno capito, non noi che non ci siamo fatti spiegare. Allora, mettete insieme tutte queste cose, mettetele dentro il contesto difficilissimo e complesso che stiamo vivendo, metteteci anche come altro ingrediente il fatto che il centro-sinistra davvero deve prendere la strada del cambiamento, perché così come sta non va più avanti. Perché io sono sempre stata convinta, l'ho detto anche a Matteo, insomma, uso anche alcune parole che lui ha usato anche in passato, che fosse abbastanza normale che chi c'era a un certo punto si preparasse quelli che c'erano dopo di lui, no? Nel modo anche migliore, più forte, più... Poi li ho conosciuti tutti e lo escludo. Cioè, lo escludo. Ma guarda, io stima di tante di quelle persone, sono un pezzo di storia del paese oltre che del mio partito. Ma non ce n'è uno che è pronto a rinunciare al telefonino che squilla o all'articolo sul giornale o a dichiarare sempre su tutto e su tutti come se fosse informato di tutto e di tutti. Non ce n'è uno pronto a fare sta rinuncia. E quando non sei pronto a fare quel passo indietro, non sei pronto neppure a formare la classe dirigente, non sei pronto neppure ad affrontare vittorie e sconfitte. Tant'è che le affronti tutte allo stesso modo e resti lì a prescindere. Io penso sia arrivato il cambiamento vero in questo senso. Ecco perché do una mano a Matteo, ecco perché sono qui a chiedervi di venire e di portare più gente possibile l'8 dicembre, perché è importante anche la partecipazione, cioè è importante anche che si veda che c'è un popolo che si muove e che finalmente vuole essere protagonista di quel cambiamento, senza più dare la delega in bianco a nessuno. E credo anche che sia assolutamente importante che questa partecipazione sia una partecipazione qualificata e consapevole, cioè non state lì o non stiamo lì ogni volta come fosse una routine, come fosse un appuntamento ormai che ci siamo dati. No, stavolta è l'appuntamento degli appuntamenti, cioè stavolta si cambia il volto del Partito Democratico e dell'Italia. E penso davvero che tra l'essere protagonisti e essere comparsa c'è una bella differenza. Voi potete essere quei protagonisti, possiamo esserlo tutti insieme,
penso davvero che l'8 dicembre faremo bene e spero che saremo in tanti, quindi mi raccomando.